Buongiorno a tutte, benvenute e ben ritrovate in questo nuovo video. Allora, oggi video per farvi vedere alcuni nuovi acquisti nuovamente rossettosi, però con la scusa anche affrontare un discorso. Oggi mi sono svegliata con la vena polemica, voglio fare polemica perché così, perché mi va. No, scherzo ragazze. Ieri sera in realtà sono andata a dormire con l'idea di fare questo video e voglio partire da lui, non perché questo sia un acquisto fresco, in realtà questo è un prodotto che non credo di avervi ancora fatto vedere in nessun video. Io ce l'ho già da diversi mesi, penso di averlo acquistato a fine settembre, ed è un prodotto che si trova appunto in esclusiva da Douglas, perché appunto è un prodotto di Douglas. È un lip tattoo, un inchiostro per labbra. Parto da questo prodotto perché è un prodotto che negli ultimi giorni è un po' salito alla ribalta per il fatto che è stato inserito non in questa colorazione che vi faccio vedere io, che intanto vi faccio vedere, che tra l'altro è quella che sto indossando in questo momento, che perché non metti a fuoco? Non vuoi mettere a fuoco oggi? E che si chiama il colore A Long Time. Ripeto, questo prodotto salito alla ribalta ultimamente perché è un prodotto inserito nella palette che è uscita proprio la settimana scorsa, fresca, che Douglas ha fatto in collaborazione con Elettra Lamborghini, la nostra regina del twerk, del twerking. È una palette in realtà che non ha nulla di nuovissimo, nel senso, in realtà infatti c'è stata anche un po' la polemica per questo discorso, perché in pratica consiste in questa palette da 6 illuminanti, che oltretutto sono gli stessi illuminanti che Douglas ha nella sua collezione permanente, quindi hanno detto hai sfruttato questa collaborazione in realtà per riproporre un prodotto che già esisteva in gamma, e questo effettivamente lascia un po' a desiderare. Piccola parentesi, però, se non avevate avuto modo di guardare questi illuminanti, in realtà devo dirvi che secondo me così male non sono. Anche io confesso che non li avevo considerati più di tanto, ma andando a riguardare appunto questo video con questa nuova uscita, devo dire che non sembrano assolutamente male. In combinato con questa palette di illuminanti, la nostra cara Elettrina, o meglio Douglas, in collaborazione con la nostra cara Elettra, ha pensato bene di inserire un lip tattoo, o meglio perché esistono due versioni. La palette è identica per le due versioni disponibili e a cambiare è solo il colore del prodotto, del lip tattoo. Ripeto, non c'entra nulla con il prodotto col colore del prodotto che vi faccio vedere. Il prodotto però è assolutamente identico, è quello che indosso in questo momento. Io ce l'ho in questo colore, ce l'ho anche in un altro colore che però purtroppo non vi faccio vedere perché non lo trovo, devo averlo messo in qualche borsa e non lo trovo sinceramente, che mi sono effettivamente resa conto che soprattutto tra il pubblico più giovane, che è quello che ovviamente andrà molto più facilmente ad acquistare la palette di Elettra Lamborghini, pensavo di acquistarla anche io veramente, quindi che proprio giovanissima non sono, mi sono però resa conto che effettivamente questo è un prodotto che davvero non si conosce, nel senso che lo si tende a considerare un rossetto, così come siamo abituati a considerare i vari rossetti matte, i vari rossetti liquidi. In realtà è proprio un altro tipo di prodotto, cioè questa è un inchiostro per labbra, quelle che io in genere chiamo tinte per labbra. Io chiamo queste tinte per labbra. Non sono solita chiamare tinte per labbra, per esempio, questi che secondo me sono degli ottimi rossetti no transfer, tipo questo di Deborah, tipo questo di Rimmel, tipo questo di Deborah, di Sephora.
Questi secondo me sono degli ottimi esemplari di rossetti no transfer, ma non, io non le chiamo tinte per labbra, mentre invece spesso c'è questa confusione. Fatemi sapere voi come in genere le chiamate, perché probabilmente sono stata sempre io ad avere questa fissazione. Quello che in realtà volevo dire è che non si può pensare di aspettarsi da questo prodotto che si comporti come un rossetto, perché un rossetto non è. È come se io avessi un gatto e vorrei che si comportasse da cane. Sì, va bene, voi direte, ma io ho un gatto che si comporta da cane perché ha le stesse manifestazioni di un cane. Sì, ma sempre gatto è. Gatto è nato e gatto rimarrà. E quindi lui è un po' la stessa cosa. Quindi è un tipo di prodotto che non può piacere a tutti, sicuramente, perché innanzitutto, allora, come vedete, non è matte, quindi in questo caso presumo anche lo stesso che poi troverete nella palette, in queste nuove palette di Douglas. Vedete che innanzitutto la resa non è matte. Può essere un prodotto che può non piacere perché effettivamente, soprattutto alla prima passata, non vi darà sicuramente la stessa impressione di un rossetto, né la stessa uniformità. Soprattutto se magari lo stendete in maniera abbondante in una sola passata. Io quello che consiglio è di stenderlo magari in due riprese, utilizzando poco prodotto per volta. Allora lì si può avere più facilmente magari un risultato subito più uniforme. Può non piacere la sua consistenza acquosa, perché questo in genere non ha questi prodotti in genere non hanno una texture cremosa, ma hanno una texture più acquosa, molto molto più liquida. Quindi ci va sicuramente un po' più di accortezza nello stendere, ci può andare un po' più di attenzione. Non tutti possono essere amanti di un prodotto di questo tipo, però se vogliamo spezzare una lancia per questo prodotto, se saputo, se conosciuto nella maniera giusta, se affrontato nella maniera giusta, se soprattutto applicato con le dovute accortezze, vi può dare molte soddisfazioni, maggiori di un semplice rossetto o di un altro rossetto a lunga tenuta. Volevo solo dire questo. Ho voluto specificarlo perché, oltre ad aver visto un po' poca conoscenza rispetto a questo prodotto, l'ho visto proprio un po' bistrattato, un po' maltrattato, e sinceramente mi sono innervosita, ecco, posso dirlo. Oh, e vado avanti. Mi sono esaltata. Mi sono sfogata. Ok, allora andiamo avanti. Altro prodotto invece che vi faccio vedere, questa parentesi durata 10 minuti, vabbè, ma non era una parentesi, in realtà era proprio l'argomento del video di oggi, ma come ho detto, anche questo è un video, anche un piccolo video haul, quindi è giusto che io vi faccia vedere anche qualche altro prodotto. Vi faccio vedere anche queste, che sono le nuove matte ink di Maybelline. Ebbene sì, ragazze, Maybelline ha sfornato altri 4 colori di questi prodotti, che, devo dire la verità, io ho già nella mia collezione, ho già un paio di questi colori, ma sinceramente li avevo un po' messi da parte, perché forse anche io, nella mia ignoranza, nella mia scarsa conoscenza, ho sbagliato un po' magari nell'utilizzo, l'ho voluto un po' mescolare con altri prodotti, ho fatto un po' un pastone, il risultato era che comunque questi prodotti li consideravo un po' appiccicosi. Però stesso discorso che per le tinte per labbra, per la tinta di cui vi ho parlato prima, è un prodotto che, ragazze, però se voi andate a farci una cena, rischiate veramente, tra virgolette, di finire la cena e di avere ancora il prodotto sulle labbra. Questi, nello specifico, sono due dei nuovi colori usciti. Uno è il 150 Pathfinder
che è questo colore qua. E intanto vi devo dire che mi rendo conto che non vi avevo fatto lo swatch sulla mano dell'altro prodotto di Douglas, ma se volete ve lo recupero subito. Allora, questo Pathfinder, così come gli altri tre colori, sono tutti nelle nuance del rosa, quattro nuance, diciamo, che vanno dal rosa un po' più tenue a quello un po' più deciso. Rispetto agli altri colori che ho, gli altri colori già usciti, questi mi piace, mi sembra, non so se è una mia impressione, ma mi sembra che abbiano una texture più confortevole, meno appiccicaticcia e ugualmente a lunga tenuta. Questo colore invece che vi faccio vedere è il colore 145, invece, che è il Front Runner, che credo sia il più deciso dei quattro. Quindi questo è un rosa shocking un po' più chiaro, e questo invece, questo colore amaranto, di quelli che in genere piacciono a me. Avevo detto che ultimamente li stavo mettendo meno, però ugualmente mi sono comunque piaciuti come colori e ho voluto acquistarli. Poi, vi faccio vedere lo swatch del prodotto incriminato con cui ho parlato, con cui ho aperto il video, che è il Lip Tattoo. Se voi lo vedete effettivamente a paragone con gli altri rossetti, vedete che effettivamente, non so se si può capire da qua, ma la texture è un po' più acquosa. Eccolo qua. Scusate ragazzi, ho dovuto interrompere il video perché mi è squillato il telefono. Ecco, allora, ne ho approfittato intanto per farvi vedere il lavoro che ha fatto dopo pochi minuti, direi, il tattoo di Douglas. E questo è lo stesso lavoro che quella che io chiamo una tinta per labbra, un inchiostro per labbra, fa. Ovvero, vedete che nel momento in cui voi magari rimuovete con un semplice struccante, la tinta per labbra tinge le labbra, cioè proprio questo è il suo lavoro. Quindi altra caratteristica che, come ripeto, può essere un pregio o un difetto, cioè può essere un qualcosa che magari ci dà fastidio o un qualcosa che magari ci può piacere con un balsamo labbra, e possiamo sfruttare ugualmente queste labbra, diciamo, che rimangono un po' più, diciamo, colorate in maniera un po' più naturale quando il colore, diciamo, quando il grosso del colore va via. Allora, stoppo nuovamente il video, visto che ho tolto il Lip Tattoo, vi faccio vedere, visto che ci siamo, anche in azione, anche uno dei matte ink di Maybelline, che è sempre un argomento di questo video. Ci vediamo tra poco. Eccomi qua ragazze, allora, ho applicato il 145, il Front Runner, che magari vi faccio vedere, vi rifaccio gli swatch che mi stavano venendo una schifezza. Allora, questo è il Front Runner, che è quello che ho applicato sulle labbra, ve lo faccio vedere anche di qua. Preciso che ho dovuto mettere del correttore per farvi vedere il colore più vicino alla realtà, perché altrimenti, con il fatto che il prodotto di prima ha appunto tinto le labbra, il colore rischiava di non sembrare veritiero. Quindi ho messo il correttore per neutralizzare il colore delle labbra, però vi devo dire che, cosa importante, altra accortezza per poter sfruttare appieno e apprezzare appieno la lunga tenuta del prodotto, questi sono prodotti che vogliono labbra assolutamente asciutte e quindi prive di qualunque altra cosa sotto, quindi niente burro cacao, niente
niente rossetti aggiuntivi, a meno che non vogliate una maggiore morbidezza, però sappiate che così andate un po' a inficiare la tenuta, quindi questo giustamente va anche detto. Vi faccio vedere anche il 150, che ve lo faccio rivedere, vediamo se lo mette a fuoco, il Pathfinder. Oggi non lo so come mai sarà il modo in cui ho posizionato la videocamera rispetto alla luce, ma non mi mette a fuoco nulla. Eccolo qua, 150, Pathfinder, eccolo qui, e qui ve lo faccio vedere, quindi è un rosa un po' meno carico, ugualmente molto bello, più vivace comunque, senza risultare però particolarmente Barbie, ecco, non è proprio, non è un rosa, non è né un rosa Barbie né un rosa particolarmente fluo, ecco, questo vi volevo dire. E poi, va bene, no, questo è ciò che resta della tinta di Douglas, che comunque vi ho fatto vedere applicata in precedenza. Spero di aver detto tutto, sì, va bene ragazze, questo niente, era sostanzialmente un video per così parlarvi delle ultime novità. In realtà la novità vera e propria sono più questi nuovi colori di Maybelline, e non tanto, appunto, come vi ripeto, il tattoo di Douglas, in quanto, come vi ho detto in apertura del video, è un prodotto che in realtà già esisteva in gamma, e che magari con, appunto, la scusa e il fatto che è stato inserito in questa novità in collaborazione con Elettra Lamborghini, magari può essere un prodotto che può essere di nuovo nuovamente riscoperto, conosciuto e, perché no, criticato. Io vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!